Grandi, siete fantastici. Questa però la dobbiamo rifare. Finalmente live col Muppet Show. Finalmente con Kermit e Alessandro Minoli, che giustamente ci ha regalato questa partecipazione straordinaria di Kermit alle dirette di Galatea. Allora, benvenuti a tutti. Siamo oggi, diciamo così, in edizione completamente speciale, sia per giorno sia per orario, e perché dobbiamo celebrare un compleanno di una certa, come si potrebbe dire. Tanti auguri a te, tanti auguri Lucrezia, tanti auguri a te. Non ci vorranno mai più in diretta, perché la festeggiata non sono io, ma è lei, Lucrezia Borgia, che giustamente è nata oggi, e quindi anche lei è dell'Ariete, quindi insieme con me Marco, se non sbaglio gli altri no, sono di altri segni, ma invece noi siamo arietini. E quindi tu declini ogni responsabilità. No, cioè, io sono della Vergine. Sarai quello che controlla precisamente tutto nel gruppo. Esatto. Io sono dell'ansia. Allora, siamo quindi in diretta per festeggiare e celebrare il compleanno di Lucrezia Borgia, la grande signora del Rinascimento. Anche perché, ragazzi, voi quattro non fate quest'aria da gnorri, perché lo sapete benissimo che siete coinvoltissimi nella vita di Lucrezia, perché diteci come mai oggi ci occupiamo di lei. Vai, Marco. Tocca a me, che stavo condividendo sulla pagina di Ludo. Ah, perché l'ho pensato. Ma io sono sempre pronto a reagire. Allora, l'idea, dopo aver fatto due docu-medie, prima su Matilde di Canossa e poi sul conte Cesare Mattei, il conte magico, era quella di occuparci di un personaggio altrettanto imponente, altrettanto famoso, altrettanto... avendoci qualcosa da dire, e abbiamo scelto una cosina facile, una persona da niente, una così, Lucrezia Borgia. Ora, una donna infamata per secoli e secoli e secoli, capite? Ma allora, Lucrezia Borgia, diciamo, insomma, prima di partire con Lucrezia, di cui siamo tutti chiaramente proprio innamoratissimi, appunto, decidiamo di imbarcarci in questa avventura. Ma che ci rendiamo subito conto che il personaggio è veramente monumentale e galattico, per cui abbiamo deciso di non andare di non fare questo percorso da soli, proprio in questo caso proprio noi tre, bensì abbiamo chiesto aiuto ad Alessandro Vanoli, qui presente, alla Galatea, e però poi c'è un altro aiuto che però è assente, perché salutiamo. Forse arriva. Alla Francesca. Scusate, io tendo sempre pianino alla volta. Io pure mi sento. Tu ti stai piano piano spostando fino a diventare una voce fuori campo, Diego. Stavamo dicendo. Dovete stare. Ecco, mi raccomando. Francesco, che aspettiamo, probabilmente arriverà. Bene, per cui insomma siete tutti coinvolti, tutti presenti qui sullo schermo sono coinvolti in questa avventura di Luduchessa d'Este. Per cui insomma è inutile che ognuno qui faccia lo gnorri, non esatto. No, infatti, cioè, siamo tutti corresponsabili e coimputati in pratica in un eventuale class action contro di noi. Allora, innanzitutto... Voce di pubblico, però, perché sono quello che è meno storico tra voi tutti. E niente, cioè, per me era sicuramente un personaggio super famoso, super complesso, diciamo discutibile e decisamente discusso, ma non mi immaginavo che potesse essere quel personaggio lì, cioè un personaggio meraviglioso, per cui per me questa avventura al momento è stata una scoperta entusiasmante sotto tutti i punti di vista, per un periodo che è entusiasmante, perché il Rinascimento, dai, è proprio uno dei periodi più assurdi cioè sono tutti matti, ma cosa girava? Era... Perché io mi chiedevo, ma è lo sclerozio della segue del cornuta il problema? Cioè, quale problema ci può essere? Secondo me, guarda, erano abbastanza autonomi su questo. Secondo me erano proprio matti naturali, non avevano neanche bisogno d'aiuto. Io pensavo
delle sedine disciolte nelle acque dell'Arno e del Tevere. Ma i famosi veleni dei Borgia, secondo me, era che in realtà erano tutti strafatti, per cui erano completamente fuori di testa. Alessandro, ti prego, non guardarci con questo, con quest'aria così, no, no, perché in realtà Alessandro Vanoli è uno storico serio. Oggi io faccio lo storico serio, ma per una ragione proprio fisica. Cosa ci fai insieme noi, in effetti? Come ti sei fatto trascinare dentro questa caterva di matti? Beh, io in realtà io mi sono innamorato totalmente di un loro lavoro, prima di diventare amico e tutto quello che vuoi. In realtà, quando ho visto il Conte Magico, ho capito che io volevo lavorare con loro, perché il Conte Magico è una bellezza, e perché sono convinto da sempre che la storia la racconti così quando la devi divulgare, quando deve diventare una cosa divertente anche, oppure fai un altro lavoro, insomma. Passato così tanti anni su un palcoscenico a dire che la storia deve stare qui, in mezzo alla gente, che sono ben convinto del fatto che queste cose si debbano fare, si debbano provare a fare sempre, si debbano ripetere, si debba continuare a convincere la gente che la storia è divertente soprattutto. Cioè, non c'è niente di male nella categoria del divertente. Questo è un grosso errore che commettono tendenzialmente quasi tutti coloro, ma è un... cioè coloro che la prendono dal punto di vista professionale, no? La storia è una cosa seria. Io credo che alla base ci sia quel vecchio problema le cose importanti non devono far ridere, ma questo è un problema che aveva Aristotele con la vita, non è vero in assoluto, è una cosa che ci siamo portati dietro, e quindi il divino non fa ridere, le cose importanti non fanno ridere, invece non è necessariamente detto che le cose non possano essere divertenti, ma è una categoria da recuperare quella. Guarda, io poco fa Diego ha detto un'imprecisione, cioè ha detto siete tutti storici tranne me. Non, sì, neanche io sono uno storico, sono un insegnante. No, ma è auspicabile che non ci siano così tanti storici in giro, Andrea, cioè, già il fatto che... Se fossero soltanto storici, sarebbero chiusi dentro una stanza a fare un noto interessante. Sì, esatto, starebbero tutti. Allora, si sta, per fare lo storico devi stare così. Così. Aspettate, perché devi essere melanconico, puoi fare anche il filosofo, è così, naturalmente puoi fare sia il filosofo che lo storico, e dopodiché hai ragione, devi stare dentro la stanza, vedi, io mi sono già preparato con i libri, le cose eccetera eccetera, e poi stare a mugugnare tutto il giorno sulla complessità delle cose. No, non è proprio così, però in realtà il rischio è alto. Bisogna che mettiamo dei puntini sulle i, dei paletti ben chiari. Allora, così è storico e così è filosofo, però. Potrebbe. Bisogna chiarire se... perché non vorrei prendere la mano sbagliata, che magari mi tocca rimpallare, e così in genere il filologo che guarda. Oh mio Dio! Esatto. Allora, come avrete capito da questa piccola introduzione, cari ascoltatori, siamo un gruppo completamente pazzo, per cui vi potete immaginare che cosa salterà fuori da questa documedia su Lucrezia. Ma adesso cerchiamo di prendere un'aria leggermente più professionale e andiamo, ecco, vedo che mi seguono immediatamente, quindi mi raccomando, ragazzi, tiratevi giù le maniche e in ordine, e rispondete alle domande dell'insegnante, cioè le mie domande, perché mi sembra corretto. Allora, Melluso e Schiavo, rispondete in ordine. Perché Lucrezia Borgia è rimasta così al centro dei pettegolezzi del Rinascimento, e perché la poverina è stata spesso diffamata? Perché non dimentichiamo che la docu-media si chiamerà Fama e infamie di Lucrezia. Allora, te la potremmo spiegare in due modi. Io la spiego in uno e tu la spieghi in uno. Ok, allora, la mia spiegazione è che Lucrezia a un certo punto si è sempre trovata nel momento sbagliato al posto sbagliato. Cioè, facciamo un esempio. Lei a un certo punto ha la relazione con questo servo di casa che è il Perotto.
Subito, per siccome si doveva, avevano mandato un po' a stendere il primo marito, che era lo Sforza, che si era sforzato veramente poco di dare una mano in famiglia, e quindi l'hanno cacciato, e devono fare il secondo matrimonio. Per arrivare al secondo matrimonio devono arrivarci con lei, insomma, con una certa moralità e via discorrendo. Quindi lei, la poverina, si innamora di questo giovanotto che è il Perotto, rimane anche incinta di lui, e loro pensano, beh, hanno un modo di fare, ma soprattutto Cesare, perché scusate, Cesare. Ci tengo a dire una cosa, perché partiamo subito con questo episodio che a ben vedere nella vita di Lucrezia è l'unico episodio extraconiugale realmente documentato, ed è extraconiugale non perché la poveretta mai capitata abbia messo le corna a qualcuno, ma in una finestra in cui lei era single, per cui ci tengo, giusto perché parlando di Lucrezia, una pausa di riflessione. No, proprio divorziato, avevano annullato come mangia uomini, povera Lucrezia. In realtà la sua fama è stata leggermente esagerata, era semplicemente un girl party, per cui era leggermente single, per cui si stava anche un attimo godendo la vita fra un marito e l'altro. Scusate, ma conosco Orsoline con dei trascorsi ben più frizzati. Esatto, si è sempre uscito fuori dall'inquadratura. E dicevo che appunto la povera interviene la famiglia immediatamente con questi modi un po' sbrigativi. Cesare lo ammazza e lo fa buttare nel Tevere. E cosa c'è da fare? Al che a un certo punto, quando Cesare, sempre per colpa sua, viene ammazzato anche il secondo marito, che è Alfonso d'Aragona, Cesare, Don c'è due senza tre, ricordatelo. Un vizio, ecco, diciamo. Cesare Borgia nel Rinascimento non era un mestiere molto facile, ecco, meglio evitare. Mi piaceva un po' menare le mani a questo ragazzo, e sono ragazzi. E quindi a un certo punto ti fa fuori anche l'Alfonso d'Aragona, lei si deve risposare per la terza volta. Per arrivarci preparata bisogna dissipare ogni dubbio, no? E allora papà pensa bene, e siccome c'ha due pargoli che girano per casa, uno è Rodrigo d'Aragona, che è figlio appunto di Cotanto, cioè del Decuius defunto, e poi c'ha questo non meglio nominato infante romano. E allora lui, che è il papa, no, che cosa decide di fare? Due bolle, non una, perché nella prima dice praticamente che questo bambinetto che gira per casa è figlio di Cesare e di una donna libera, ok? Poi non pago, il giorno dopo ne fa una seconda di bolla. Mille bolle, e perché avrà pensato, se io dico che è di Cesare e di una donna libera, chi andranno a pensare? Sospendete la risposta. Gli fa una seconda bolla in cui, per risolvere la situazione, lui che era il papa, furbo, allora scrive, no guardate, mi sono sbagliato, ma è figlio mio e di una donna libera. E ora dico, volevo dire, io ho scritto Cesare e mi sono sbagliato. Quindi tutto questo per dire che i ben pensanti, che cosa vanno subito a pensare? Chi sarà questa donna libera? Porca miseria, Lucrezia. Ora, con tante donne a Roma, chi pensate proprio a Lucrezia? Che prima era più libera di tutte. E prima, grazie alla prima bolla del padre, era incestuosa col fratello, adesso grazie alla seconda è incestuosa col padre. Cioè, sei sfigata. Il Rinascimento è così, cioè tutto voleva fare questo qua, tranne che sempre però a quel povero bimbo che per tutta la vita non ha capito chi doveva chiamare papà e chi zio, perché doveva essere anche un problema tecnico dentro la famiglia dei Borgia, cioè come li chiamo? Perché quello poverino era il figlio del Perotto, è chiaro, cioè non c'è niente a che fare né con Cesare né con il papa, quindi uno dice, le vuoi fare le cose, vuoi evitare le voci, ma evitale per bene, perché tanto poi alla fine l'unica che è stata zitta, che era lei, si è cuzzata il figlio senza il padre, che gliel'avevano ammazzata, eccetera, non è giusto. Cioè, e in più l'avete fatta passare per quello che non era. Io voto una mozione oggi per assolutamente santificare la povera. Sai perché l'hanno ammazzato in realtà? No. Perché ogni volta che passavano nei corridoi facevano 6x8, 48! All'inizio aveva sentito la battuta, l'hanno ammazzato. Alessandro Manoli, cosa ti stai? Adesso si sta il collegamento. Improvvisamente avremo Manoli che cade nel collegamento e stranamente fissa e non volevo dire più la parola. Era come se fosse 36. Esatto, era una di quelle battute talmente brutte che nei corridoi... Cesare è arrivato lì la... Allora, invece la risposta ufficiale, perché perseguitano lei?
ma perché è una donna? Cioè, semplicissimo. Cioè, gli altri, allora, è una donna ed è l'anello debole della catena Borgia. C'è da dire che gli altri due anelli però sono veramente titanio, nel senso che uno è il Papa e l'altro è Cesare Borgia, che persino Machiavelli, cioè, lo definisce proprio, cioè, la macchina da guerra più spietata possibile e immaginabile. Per cui, insomma, non è che hanno scelto lei perché era la cosa debole da attaccare, è più semplice sempre minare la... Cioè, che poi in realtà non, ogni volta, appunto, non è che volessero minare la rispettabilità della povera Lucrezia, volevano minare la rispettabilità di Borgia, e qua a Bologna si dice fa la conca, no? Presente quando butti una biglia e dove fa la conca cade? Ecco, Lucrezia fa la conca, per cui cercano di attaccare il Papa e la voce gira, e va a finire a intaccare la moralità di Lucrezia. Vogliono attaccare Cesare e finisce per intaccare Lucrezia. Per cui qualsiasi cosa fatta contro i Borgia è finita contro in realtà Lucrezia, creando di una povera donna che alla fine è stata vittima, perché le hanno ammazzato il marito, un altro gliel'hanno spedito via, hanno annullato il matrimonio su delirio. E ogni volta, cioè, che le hanno ammazzato il giovane amante, insomma, ogni volta lei era quella a farne le spese o chi attorno a lei, ed è passata lei per la velenatrice, la cattiva megera, cioè tutto qua. Diego, ancora adesso quando devi dire devi trattare male un uomo, gli dici che vanno di mezzo la mamma e la sorella in genere. Quindi. Però posso rispondere anch'io. Mano, certo. Ho alzato la mano. Ha alzato la mano. È un brivido. Stare con la prof Vaglio. No, secondo me è un dado in realtà. È come la dado, è uguale. E non copio, perché in realtà devo leggere. E ho davvero una cosa, perché in realtà secondo me è così perché talvolta ci capita di notarlo che anche adesso è così. Cioè, raramente il potere si perdona. Sempre direi che non lo si è mai perdonato a una donna, perché è una società maschilista, perché lo è ancora oggi in tanti modi. Allora era solo così, cioè non era neanche pensabile l'altra parte. Il fatto che non fosse pensabile non è una categoria da poco. Faccio un esempio: c'è il più grande poema erotico del Medioevo, che è il Roman de la Rose. Il Roman de la Rose è una cosa affascinante, bellissima, ed è tutto dedicato sostanzialmente all'amore che questo tizio, più o meno inventato, persegue nei confronti di un'amata più o meno ideale, e va in giro per giardini a forza di botte, di metafore, la rosa, i petali, tutte queste cose qua. È lunghissimo, è di una noia infinita oggi, naturalmente, con lo spirito di oggi, ma allora era uno strepitoso bestseller. Bene, il poeta che parla delle donne in questo posto meraviglioso e in questo luogo poetico altrettanto meraviglioso, a un certo punto lui spiega esattamente qual è il problema. Cioè, questo che ha parlato solamente d'amore, di quanto gli vuol bene, di quanto la desidera, eccetera, eccetera. Siete tutte, sarete e siete sempre puttane, di fatto nei desideri puttane. Che se anche si potesse impedire il fatto, nessuno può impedire il desiderio. Questo è il vantaggio di tutte le donne, di essere padrone dei loro desideri. Non si può cambiarvi il cuore né con le botte né con gli insulti, ma chi sapesse cambiarvelo, avrebbe la signoria dei vostri corpi. Sto qua, che è un cantore dell'amore, in realtà declinava una cosa neanche in toni particolarmente scandalosi per i tempi, erano convinti tutti che fosse così. Ed era quello che avevano davanti le donne. Cioè, il problema vero è che per forza di cose una che conta un casino alla fine va sotto quella voce. Non c'è niente da fare. C'è scritto in tutte le persone ben educate. La gente che si è letta le poesie lo sa, ad esempio. Quindi come poteva venirne fuori in altro modo che non fosse quello? Anch'io alzo la mano. Vai, grande. Poi troppo fa le doppie. Era mezz'ora che aveva alzato, ma era... No, è vero. Ho visto anche io. Era mezz'ora che aveva la mano alzata. Usi la mano ad altra. Sai cosa sarebbe carino se adesso dicessi che vuoi andare in bagno? Che ore sono? No. Qui è vera, tra l'altro.
No, la cosa bella di Lucrezia è che lei, noi adesso ci leggiamo questi libri su Lucrezia, la storia di Lucrezia, e diventiamo matti, perché dicevamo, ma com'è che questa povera donna comunque amasse tantissimo suo fratello, amasse tantissimo suo padre, dopo tutto quello che le avevano fatto, alla fine peggio che può fare andarsene via da Roma, però sempre scrivendo al padre, scrivendo al fratello, gli organizza l'esercito per difenderlo. Comunque è una donna che è profondamente legata alla sua famiglia e non si ribella poi in maniera apertamente a loro dicendo mi avete rotto le palle, perché lei sa bene qual è, in che meccanismo si è inserita poraccia, e per uscirne fuori non fa la voce grossa dicendo no, io non è vero che è successo questo, non è vero che è quello, non è vero che sono una. Lei zitta zitta se ne va per la sua strada dicendo bon, questo matrimonio adesso me lo conso un po' io con Alfonso d'Este, mi lavoro un po' il padre, me ne vado a Ferrara, ciò a tutti, e zitta zitta dimostra quello che è veramente senza recriminare mai. Quindi non esce mai dal suo tempo dicendo non è giusto quello che mi avete fatto. Questo sarebbe stata incredibilmente moderna, ma non era quello. Ma non può essere. Però cioè, dimostra una forza d'animo, una dignità pazzesca. Cioè, io, allora, l'altra cosa che ci ha sconvolto è che di qualunque cosa Lucrezia dica, faccia, pensi, subodori, qualsiasi cosa, esiste un documento. Cioè, rispetto ad altre sono molto più complesse da studiare, perché devi interpolare tra fonti diverse, che comunque, cioè, è un casino. Qui no, ma sta cosa qua quando è successa? Ci sarà una bolla del 25 aprile del 1897. E lo dice l'ambasciatore, lo dice l'avvocato, lo dice... Poi c'è, si chiama la novella 2000 dell'epoca, il Kid. Una donna che ha vissuto i riflettori, poverino, dalla nascita alla morte, è riuscita un attimo a togliersi dal, diciamo, ecco, dall'attenzione. Infatti, ecco, questa è una cosa incredibilmente moderna. Cioè, noi pensiamo, oh Madonna, chissà quella persona lì da quando è nata il figlio, la Poelcan, per dirne uno, cioè che da quando è nato è la Poelcan, no? Il figlio della Ferragna. Cioè, che lei era la figlia del Papa. Che detto così sembra, vabbè, qui tutti lo sanno, ma io parlo per noi ignoranti, cioè non era una cosa così strana e inusuale, cioè i papi ci avevano anche figli, ne capitavano. Giulio II, che arriva appunto dopo questo, comunque c'ha Felice della Rovere, è la donna, un'altra donna del Rinascimento, meno famosa di Lucrezia, solo perché lui non la riconosce, ma tutti sanno che è figlia sua e ne porta anche il cognome. Sì, poi l'ha fatta quando non era papa, per carità, ma anche lui del resto era solo cardinale. Sì, insomma, non ci formalizziamo, dai, cioè, anche i cardinali ogni tanto si distraevano, gli nasceva qualche figlio. Ma si frequentava le figlie di Innocenzo VIII, quindi si frequentavano anche tra di loro, si seguivano. Anche che abbiamo una domanda in diretta. Allora, ho una domanda. Ho seguito la questione sociologica della donna che chiunque fosse era definita puttana perché colpevole di destare il desiderio maschile. In questo panorama, come intendere allora la figura della donna angelicata del dolce stil novo, anche se è circa di 3 secoli precedente? Esattamente. Che puoi rispondere, ragazzi? La so. Io la so. Ma in realtà non c'è contraddizione, perché il doppio modello funziona in realtà, io credo, anche prima del cristianesimo, però sicuramente il cristianesimo lo definisce in una maniera abbastanza scandita, cioè c'è la donna prostituta, cioè può essere, ok, la Maddalena, eccetera, poi pentita in qualche maniera e via dicendo, e c'è la donna che incarna il valore familiare, in questo caso è Maria. Badate bene, quasi tutte le grandi religioni hanno e costruiscono modelli del genere, anche l'Islam di fatto in realtà produce dei modelli simili in qualche maniera, e che tendono a regolamentare, ecco,
la forma sociale. E in questo caso, beh, la scansione è molto rigorosa. C'è una donna che esce dallo schema e che è quella che oggettivamente desiderano tutti, ed è proprio per quello che quindi è pericolosa, perché rompe lo schema e dunque rompe la struttura familiare, eccetera, e quindi quella che viene stigmatizzata, condannata. E naturalmente è chiaro che è presente in entrambi, in qualsiasi donna, cioè ovviamente la si condanna sapendo che c'è, e quindi in realtà proiettando il desiderio degli uomini in quelle donne, in quell'idea di donna, chiedo scusa, e dall'altra parte invece si alza agli altari l'idea di una donna che sia casta, che rappresenti la famiglia e che sia e che protegga quel modello. Di fatto, in realtà è un oddio, è chiaro che sto semplificando un sacco, però in realtà la donna angelicata del dolce stil novo è una parte di quel gioco che poi in realtà va avanti un sacco, con forme diverse, eccetera. Siamo un po' prima rispetto a quel modello lì, ormai si è un po' perso, è diventato quasi un classico a quei tempi, però esiste ancora, e in fondo secondo me con forme diverse continuerà ad esistere in qualche modo, magari non nella poesia, ecco, ma non sono sicuro che sia vero, forse anche nella poesia. Soprattutto ci manca, diciamo, sempre la controparte, quasi sempre la controparte femminile, nel senso che Beatrice non ha scritto poesie, quindi non possiamo neanche sapere quanto Angelo fosse in realtà, magari non lo era affatto, chissà. No, ma poi comunque guarda che è difficile, perché comunque quando c'hai dei modelli così forti, tu li introiettano gli uomini, ma li introiettano anche le donne. Si vive in dentro quello schema mentale, per cui è una rappresentazione mentale del mondo, beat, sì, esatto. Cioè o è una rappresentazione mentale, anzi è un beat, o 0 o 1, o acceso o spento, e noi, mentre per gli uomini comunque abbiamo accettato una gamma di sfumature in cui c'è compresenza di pregi e difetti, cioè l'uomo può essere un bravo marito ma anche poi donnaiolo, oppure uno stronzo sul lavoro che però si sa far valere. Infatti abbiamo tendenzialmente degli aggettivi positivi che riescono a raccontare questa cosa. Per una donna sembra essere questo dualismo e questa risoluzione del dualismo, creando una continuità tra le due cose, una serie di sfumature, è impossibile. O è così o è cosà. Per cui, cioè, non può dimostrare carattere, perché altrimenti è sempre e solamente una stronza. Non è una brava donna che sta argomentando in quel momento e si sta spiegando. Diventa automaticamente la stronza, se ha carattere è stronza. Perché la brava donna è appunto quella angelicata dello stile nuovo. Non sono convinto che, fatte le dovute proporzioni, eccetera, lo schema di questa dicotomia sia stato sciolto e ce ne siamo liberati. No, assolutamente. Io, la donna, vi posso dire che ho dei forti dubbi che sia ancora, molto presente. Perché basta vedere spesso lo svolgersi delle discussioni su internet e ci si rende conto che appena dal parametro di dar da ragione a priori a qualsiasi maschio ti faccia un'osservazione, immediatamente diventi la stronza. Io volevo fare una domanda invece, che era questa: siccome purtroppo manca Francesca, ma forse arriverà, ma siamo in netta predominanza maschile, purtroppo, io volevo chiedere invece a mia volta a Mariangela, noi lo sappiamo naturalmente perché ne abbiamo parlato, però volevo che lei lo dicesse alle persone che ci stanno ascoltando, perché Lucrezia Borgia dal tuo punto di vista, perché per noi è importantissimo il tuo punto di vista e quello di Francesca, proprio perché siete la nostra percentuale femminile in questo senso. Sono la vostra quota rosa. Prima di noi, in questo modo. Ma sostanzialmente per gli stessi motivi che avete detto voi, cioè perché questa figura di donna, innanzitutto io ho sempre questo problema che quando si leggono appunto le fonti relative a Lucrezia, ci si rende conto che l'immagine che è passata di lei nella letteratura e anche nell'immaginario collettivo è assolutamente il contrario di quello che le fonti ci raccontano, cioè questa ragazza effettivamente, quando vai a vedere cosa ha fatto davvero nella vita, ti
sembra veramente una brava, cioè, detto tra di noi, era una bravissima figliola, nel senso che si è trovata in mezzo ad uno dei periodi più violenti della storia, perché il Rinascimento noi lo guardiamo sempre come un faro di civiltà, ma Dio mio, c'erano dei periodi in cui credo che sia stato peggio di alcune parti del Medioevo, cioè davvero, quanto a violenza, quanto a spregiudicatezza. Si è trovata in mezzo quindi ad un periodo dove la violenza era normale, dove era normale anche usare gli uomini e le donne come scusate un attimo che mi è partito un messaggio, non so dove, ecco, era normale usare gli uomini e le donne come pedine, ma soprattutto le donne, e lei in realtà è stata usata per quasi tutta la sua vita come una moneta di scambio, senza avere in pratica neanche la possibilità di intervenire su quello che le capitava attorno, ma con una grande intelligenza e devo dire anche con un'incredibile capacità politica di mediazione, poi è riuscita a ritagliarsi un suo spazio e anche a dimostrare di avere veramente delle capacità notevoli, perché non dimentichiamo che il marito, quando andava in guerra, era lei che affidava la gestione anche del potere, avendo contro non soltanto gran parte degli uomini della sua vita, ma anche gran parte delle donne, perché insomma anche i rapporti con la cognata non è che fossero proprio, e con la famiglia degli est in generale, non è che fossero poi così buoni. Per cui in realtà lei poi ha anche questa capacità anche di creare dei legami con le donne, perché poi con Giulia Farnese, che è l'amica più improbabile che tu possa trovare, perché è l'amante di suo padre, ed è bellissima quanto lei, quindi tutti si immaginerebbero una sorta di lotta spietata fra le due, perché si sa che se due donne stanno insieme deve per forza nascere una gazzarra. Invece le due, stranamente, sono molto solidali e si trovano a combattere contro un mondo che le vuole ridurre in silenzio, subire e basta, e nessuna delle due, pur con delle strategie diverse, invece si accontenta di questo ruolo che pareva scritto nelle stelle. Quindi a me è un personaggio che ha sempre fatto da un lato molto tenerezza, perché credo che davvero ne abbia passate di tutti i colori, ma dall'altro mi è sempre sembrato un esempio di enorme dignità, enorme signorilità, perché non è mai sbottato, non ha mai perso il controllo, però anche di una grandissima capacità di mediazione e di intuizione politica. Sì. Io ho sempre pensato che se Machiavelli avesse scritto La principessa invece che Il principe, forse ci si sarebbe resi conto che la storia del mondo, soprattutto la storia di come viene percepita le modalità con cui si affrontano la politica, sarebbe potuto essere veramente molto diversa, perché Il principe è molto maschile, cioè usa la sopraffazione e non ama le mediazioni, vuole imporre la sua volontà. Lucrezia è stata la principessa, ha imparato in qualche modo a tamponare quello che non andava, in maniera molto femminile ha cercato di portare a casa il risultato, anche arrivando al compromesso e anche giocando proprio con quelle che sono tipiche armi della politica, che forse non sono armi così maschili sotto certi punti di vista. Decisamente. Sì, non per questo meno efficace, perché poi quello che voleva l'ha sempre portato a casa. Cioè, sì. Quando ha cominciato a poter avere voce in capitolo, perché insomma i primi due matrimoni in termini, come si dice, in termini moderni, secondo il nostro calendario, insomma, sarebbe stato fortemente minorenne, per cui insomma era veramente stiamo parlando di una bambina. Però, diciamo, nel terzo matrimonio, in cui è una giovane ragazza, perché insomma è una giovane ventenne, e Madonna, cioè, a vent'anni aveva una consapevolezza, una capacità di gestione delle cose, una visione politica, una capacità anche di guardare in avanti, per cui capendo che se fai questo, cinque mosse più là hai vinto e non occorre buttare per terra tutte le pedine che hai davanti, beh, quella roba lì era notevolissima. A vent'anni per me è impressionante. Anche quando era molto giovane, perché appunto nei primi due matrimoni era molto giovane, va detto che lei comunque è riuscita nel suo piccolo, e potendo molto poco, perché allora tra l'altro era proprio al centro di un turbine che era poi l'invasione francese dell'Italia, quindi insomma c'erano anche delle cose che passavano sopra la testa allo stesso suo papà Papa e al fratello, però nel suo piccolo ha sempre cercato in qualche modo di gestire anche i due mariti precedenti
non è che si possano lagnare di Lucrezia, e lei quando viene mandata sa esattamente come comportarsi, sa essere una principessa anche se ha 15 anni. Quindi voglio dire, la manipolazione. E poi voglio dire, lei la prende sempre, li prende sempre a cuore, non è vero che lei, anzi, non è stata assolutamente un'abile e un'avida calcolatrice, perché tutt'altro sia in fondo Giovanni Sforza scappa da Roma proprio perché capisce che la situazione si fa pericolosa, annullato è tutto, però c'è sempre Cesare che insomma c'ha la spada facile. Il secondo, Alfonso, lei arriva addirittura a vegliarlo nelle proprie stanze, non si allontana dalle proprie stanze per cercare di tenerselo perché gli è affezionato, cioè, eccetera eccetera. Quindi in tutti e due i casi lei, pur capendo che le dinamiche e i giochi di potere erano cambiati, tira fuori il suo lato umano, il suo aspetto umano, che è quello protettivo comunque, di risolverla diversamente la questione. Che visto così appunto sembrerebbe una cosa normale, però appunto per chi è storico del Rinascimento sapete che non c'è, cioè, altri non ci avrebbero messo mezzo secondo. Le alleanze politiche sono cambiate, ciao marito! E invece no, poveraccia, questa è il veglia, il capezzale, eccetera, e chi passa per la più grande avvelenatrice della storia? Lei che ha fatto di tutto. Tutto. È meraviglioso. Ma lei secondo me aveva anche un animo un po' romantico, cioè comunque lei si innamorava a parte Giovanni Sforza, che non sappiamo perché aveva 12 anni, lei c'era voglia di giocare, di fare le sfilate di moda con le amiche, eccetera. Però da quello che si capisce è che lei di Alfonso d'Aragona, ma anche di Alfonso d'Este, lei si è un po' si è proprio innamorata. E viveva questi matrimoni, queste storie con l'affetto di una moglie inquadrata ovviamente in un ruolo che è quello lì appunto della moglie che deve sfermare i figli e deve stare al posto del marito quando il marito non c'è e deve fare un po' la rappresentanza eccetera, però si affezionava e questo diciamo dà un valore molto più intenso alle perdite che ha subito, cioè a parte i diversi aborti eccetera. Ma poi quando le hanno ammazzato il povero Alfonso, io ogni volta che leggo quella parte lì, tutto ci sto male. Quando la scriviamo quella parte lì, io un po' partecipo e dico, ma che nervi? Cioè, lei era lì che la vegliava preoccupatissima perché gliel'avevano provato ad ammazzare e lei lo sapeva, l'aveva mandato a Napoli e ha detto stai lì, e invece suo padre l'ha richiamato, è tornato, non fare il cretino. Figlio mio, aspetti. A me, quando gliela ammazzano, lei, poverina, è in una valle di lacrime, questa povera donna, nel senso che lei si vive anche, si dà la possibilità di vivere il suo lutto. Sì, io devo dire che su questa cosa noi abbiamo provato empatia per tutti i personaggi, no, che abbiamo trattato, per Matilde di Canossa, per il Conte, però devo dire che coinvolto, ma credo di parlare a nome di tutti noi, coinvolto così anche dal punto di vista umano, forse non siamo mai stati. No, io sono realmente innamorato, sì. Cioè capisco Bairo. Che arriva a Milano a cercare scopre la ciocca di capelli, quella lì che lei aveva mandato al bembo, la trova, ne spila un capello, se lo avvolge il dito, corre in Inghilterra e fonda praticamente la setta, il partito Lucrezia Borgia. Ma è come nell'attimo fuggente la setta, esatto, dei poeti estinti, cioè dove la divina Lucrezia diventa faro d'amore, di speranza e di passione. Sì, io però quello che volevo finire anche dire, se Bairo mi è sempre stato sul culo, esatto. Lo mettete agli altri cuore, perché tra di tutti i poeti romantici Byron a me non piace. Va bene, lo metteremo a verbale. Io volevo solo dire, taccio, che Lucrezia mi fa anche un po' l'effetto Paperino, cioè l'effetto, non so se facilmente pensare, cioè l'effetto di quello che poi gli succedono di tutti i colori. Quando anche è arrivato già al limite, l'effetto Billy il Coyote, che quando rispetto a Bibi, tu è già lì sul precipizio, ma non basta che si sia precipitato, ma le arriva il meteorite, oppure arriva anche la bomba, cioè non c'è fine al peggio. Questo effetto Paperino me la fa sentire terribilmente amata. Ci sono delle volte che dico, vabbè, va ragazzi, cioè, no, anche basta. Ma infatti io, cioè, sono stato in lei alla seconda che mi facevano, me ne sarei andato chiuso dicendo
Sapete cosa c'è? Ciao. La chiudiamo qui perché adesso facciamo basta, ecco. Quanto mi avete preso per questo? Non soltanto, cioè, io mi chiudo a camera, chiave nella mia camera con gli arazzi, i miei libri. Il mio pinturicchio. Il mio pinturicchio sono là. Invece questa poi si... Ma la tiravano fuori tirandola per i capelli, povera donna, perché anche se l'avesse voluto fare non gliel'avrebbero lasciata, cioè... Comunque tu hai detto un'altra cosa molto importante, Mariangela e anche Alessandro, cioè quella della bellezza della donna. Comunque la bellezza della donna, da che mondo in mondo, è stato sempre un problema. Cioè sei bella e quindi è un problema, perché in qualche modo quella bellezza ti infastidisce. L'altra idea che davvero mi sono fatto, tu hai citato anche Giulia Farnese, però vogliamo prendere anche la Gonzaga, l'Isabella stessa, un po' più... Comunque, esatto, erano comunque molto belle, io me le immagino con tutti questi uomini che ci hanno provato o che avrebbero voluto provarci con lei, che a un certo punto l'effetto, la volpe e l'uva è il minimo, però anche basta, cioè mi fate tristezza, perché cioè, no, no, non vi pare? Come si dice, stacce quando te dice no, stacce. Sì, quindi questi due effetti, un po' l'effetto Paperino e l'effetto Volpe l'Uva sono quelli che sento sempre ritornare. C'è anche poi da dire che c'è diciamo quel caposaldo dello stereotipo che se sei bella non puoi anche essere intelligente, cioè assolutamente non è contemplato. Sì, no. È che è allucinante questa cosa. Poi c'è una cosa da dire che una delle paure che abbiamo, lo dico sempre per l'esterno perché tra di noi lo sappiamo, ma le paure che ci sono scrivendo questa sceneggiatura è appunto di entrare nello schema dicotomico o santa o puttana, e cosa che non vogliamo, cioè, e che per allontanare lo schema del, per citare Guicciardini, la più puttana delle puttane di Roma con cui viene denominata Lucrezia, E aveva una gran concorrenza. Sì, Roma, cioè Roma era un po' stribolo a cielo aperto. Per onde evitare questo, la si dipinga come una santa. Questo ovviamente è cadere nello schema. In realtà poteva essere la donna che voleva, insomma, cioè non aveva bisogno di essere santa. È che non è sicuramente la donna che hanno dipinto. Detto questo, io mi sto pian piano convincendo che anche nelle amicizie, diciamo, affettuose che aveva avuto, alla fine era una persona che sembrava realmente innamorata del marito e sì, si è concessa delle amicizie affettuose, però veramente nulla sembra andare così tanto nel verso di chissà che tradimenti, eccetera. Forse alla fine era anche una donna capace di essere amica degli uomini, per dire. Cioè, quella cosa che forse ancora adesso senti dire come... C'è vita su Marte, ma una donna non possono essere amici. Questo lasciando da parte, come si chiama il suo personal shopper? Ercole Strozzi. Lo Strozzi, esatto. Questo, ma poi è una questione di perché può essere il fratello, cioè... esatto, visto che adesso è l'anniversario del Fatto Ignoranti, anche una frociarola. Come si ma sì, perché queste prendevano, andavano a Venezia a comprare le stoffe. Ma secondo me dove vai a comprare le cose decenti? A Venezia, ovviamente, cioè vendiamo stoffe e qualsiasi cosa dall'800 dopo Cristo noi veneziani. Alessandro, di che cosa sei innamorato di Lucrezia? Perché anche Alessandro è innamorato, si vede che... Sì, dai. Beh, ma io sai che sono molto pudico, io mantengo i miei sentimenti sempre molto nascosti. Ma prima la verità, no, io sono guarda, no, io sono più ecumenico, non c'è niente da fare. A me piacciono i personaggi complicati e belli, e non c'è niente, e alla fine io mi innamoro dell'aspetto letterario, cioè il fatto che sia una storia strepitosa da raccontare. E a me la storia in sé per me ha qualcosa di erotico, non c'è niente da fare. Poi non è che sia così angelicato, ci mancherebbe, però in questo caso è quella cosa lì,
è il fatto che è una grande storia e che a raccontarla bene, indipendentemente da che mezzo, cioè uno ci potrebbe anche scrivere il classico articolo erudito, basta che lo scriva bene, a raccontarla bene ci mostri un mondo intero, ecco. E sì, questa sì, è la cosa che fa la differenza. E sai, è il mio mestiere, non c'è niente da fare. Questa, l'aspetto erotico è proprio quello, che quando vedi, non è sempre così, può esserlo spesso al limite, ma quando vedi un personaggio che riesce ad attraversare la sua vita mostrandoti come se fosse un caleidoscopio tutto quello che di interessante ha attorno in una luce ancora migliore, beh cavolo, allora vale la pena di seguirlo. È il bello e il rischio delle biografie, perché ti sembrano, cioè perché sono dei racconti perfetti, non c'è niente da fare, ma e spesso e volentieri rischiano di diventare pure troppo belli, ecco. E il rischio è quello di darci tu troppa carica, ecco, in qualche maniera. È il motivo per cui non le ho mai fatte, preferisco lavorare con gente che le fa. E quindi ci hai adottato. Ma io No, ma io sono adottabile, non adotto io. No. Però, nella biografia... come diceva Diego, la storia è bellissima perché non deve occupare, non deve preoccuparsi del criterio di verosimiglianza, vero? Per me è una delle libertà più meravigliose. Cioè, allora, quando racconti le storie, le biografie, eccetera, ci sono dei passaggi che sono assolutamente irreali. Il problema è che sono accaduti. Se tu fossi, appunto, se fossi uno scrittore nell'atto di scrivere una fiction, la dovresti tagliare. O... sì. Io mi ricordo... È vero. Lei ha perlomeno un marito, perché dice non è possibile, cioè che gliene facciano fuori due in sequenza. Ma a me, cioè, devo dire, c'è due morti, ad esempio, guardando Il Trono di Spade, vabbè, la morte a caccia. E la morte poi dell'Annister trafitto dalla balestra mentre stava defecando, mentre era nel bagno, mi sembravano due morti, vabbè, una ok, un po' usuale, eccetera. Quando poi mi sono reso conto che riguardavano entrambi la madre di Matilde, che aveva i morti così, cioè, ci sono rimasto e ho detto, no, ma aspetta un attimo, ma realmente, cioè, questa è, il personaggio è stato preso da e ci ha fatto Cersei Lannister, per cui per questo funzionavano, perché se n'era fregato del vincolo di verosimiglianza, ma aveva copiato direttamente dalla storia medievale, che è morti nelle maniere più colorite possibili immaginabili, per cui c'è, cioè, il trafitto tra le natiche dalla freccia era bellissima. Sì, ma infatti il problema è che la storia batte tutti gli sceneggiatori di Hollywood in qualsiasi momento, perché è sempre, ma infatti è così, scusami, stavo pensandoci adesso, è una cosa che si dice molto spesso, ah, adesso la realtà batte la fantasia, l'ho sempre fatto, esatto. In realtà il problema vero è che la fantasia ha dei grossi limiti, non lo so. No, questo è bellissimo. Ma la realtà se la cava benissimo, e non è una malattia recente, evidentemente. Ma infatti, ma la realtà non ha problemi con la verosimiglianza e soprattutto non ha problemi con l'assurdo. Siamo noi che poi quando inventiamo qualcosa lo mettiamo al vaglio di qualcosa. Esatto, diciamo, beh, vabbè, forse... ma rispetto a quello che faccio io nella vita forse è troppo, sarà meglio che mi dia una regolata. Pensate a me che può fare ste robe. Il resto, ragazzi, viviamo in un'era che è cominciata con due grattacieli tirati giù da una serie di aerei dirottati da un miliardario saudita cattivo, cioè non l'avrebbero fatta passare nemmeno in un film della Spectre di James Bond. Ma infatti poi su questa riflessione, è giusto sempre per parlare all'esterno perché noi tra di noi le sappiamo, ma è la riflessione di base di questa sceneggiatura, cioè che Lucrezia, che è sempre stata raccontata come una dark lady, come un noir, eccetera, ha sempre avuto un grossissimo problema di genere, cioè come si chiama quando sbagliano a metterti nello scaffale in libreria? Cioè quel problema lì l'hanno sempre messa nel genere sbagliato. Si chiama la mia produzione editoriale. Ma anche parte della mia, io sono riuscito. Sono affezionato ormai. Storia delle religioni, quindi. Va bene anche così. Sentiamo vicino alle ricette, però l'idea è quella, cioè, lei poveraccia è sempre finita nei noir, nelle crime story, nelle spy, nei serial killer,
In realtà è nell'horror, nell'erotico, in realtà è la telenovela, la telenovela. In realtà era nella sezione Harmony, sì. Esatto, ragazzi, cioè, è la cosa più assimile che ci sia una telenovela dove ogni volta che si è arrivati un attimo a un pari in cui la storia sembra rallentare, fermarsi e tutto sembra andare bene, blum, succede qualcos'altro, tutto, e gente, sì, gente che si dice: sono tuo padre, queste cose qua mi succedono così. Ma in effetti, anche perché diciamo così, quanto a colpi di scena, appunto, batte qualsiasi telenovela si possa immaginare, cioè Sentieri se la mangia a colazione e anche Beautiful, se non altro perché su Beautiful si occupano di una pidocchiosa casa di moda e qui stanno invece giocando con la storia dell'Europa, quindi non c'è storia proprio. Sì, sì, appunto, cioè, è proprio la proporzione che è sconvolgente in Lucrezia, cioè, ogni volta che si muove qualcosa è uno stato. Anche perché ogni volta che papà ti dice qualcosa sta parlando il papa, cioè già lì abbiamo definito quello delle mille bolle blu praticamente. Esatto. La cosa divertente è che la povera Lucrezia, ogni aspetto della sua vita dipende da un re che cambia in Francia, uno che cambia idea in Spagna, quindi il famoso che è un po', sì, un po' New Age come filosofia, no? Però era esattamente così, cioè quella poveraccia un giorno dice: ah, finalmente mi sposo quello che mi piace, ah no, è cambiato re, allora devo sposarmi quella. Ma io vorrei, no, hai cambiato fidanzato, ah sì, no. Tesoro, siccome sai in Francia ce n'è un altro, allora tu forse dovresti, sai, con me tuo cugino dobbiamo ammazzarlo e devi sposarti dice: a me tu sei distratto un attimo e sei rimasta vedova, perché ma è passato Cesare per il corridoio, non si capisce bene, sai come sono la spada di Cesare, ecco. Esattamente, banalissima, è che il povero Alfonso era caduto, cioè sei presente quando hanno trovato il cadavere pieno di pugnalate con un occhio di fuori, il cranio fracassato e la tibia al posto della spalla, è caduto dal letto, quindi ma se una volta i letti erano più alti, perché sotto al letto appunto c'era, perché in realtà era un fakiro, lui dormiva su un letto di pugnali, un attimo, sì. E, cioè, sono quelle cose che possono capitare, ci sono degli incidenti domestici e si sa che gli incidenti domestici sono la prima causa di morte ancora oggi, figurati nel Rinascimento. E poi se proprio ti danno la colpa, tu cosa dici? Guarda, veramente, lui una volta, io ero in giardino e l'ho visto che si è alzato dal letto e dalla finestrella stava cercando di ammazzarmi con la balestra. Certo. Chi te l'ha chiesto? Deve essere anche credibile, peraltro. Lui come bambini, dice: ma avete 14 anni? Tum, tum. Sì. Beh, anche perché, insomma, se Lucrezia, a metà della sua vita, gli incidenti della sua vita capitano proprio quando ne è ancora 14. Comunque devo dire che adesso è un personaggio relativamente marginale, ma Cesare è veramente, che ora dico, della storia di Lucrezia, raccontiamo la storia di Lucrezia, però certo che Cesare è veramente, vorrei dirla con un'immagine conosciuta, è una spina nel fianco, per non dire, no, pensavo che fosse una parola, no, più anche perché dei maschi si dice sempre che non sanno tenersi la roba nelle mutande, ma lui una spada in tasca sbagliata ogni 2-3 secondi, santo Dio, non è possibile. Poi la cosa bella è che Lucrezia, quando la spada cosa fa, la stupra, ma come ti è venuto? Ho capito che era una bella donna, però figlio mio. Ma lì scusate, il problema poi Lucrezia riesce a incrociare in questa vita, che è anche abbastanza breve peraltro, ma tutti i grandi del Rinascimento, cioè non se ne è perso uno, perché è anche difficile, cioè neanche a studiarla a tavolino, perché Savonaro, di striscio magari, ma Savonarola, Lorenzo il Magnifico, Caterina Sforza, Ludovico il Moro, cioè se li è comunque dovuti sorbire tutti, poveraccia. Invece una cosa che mi ha colpito ed è una domanda che faccio a Vanoli, tanto ci stiamo intervistando a vicenda, è la scarsa e mancata percezione iniziale della conquista dell'andata in America. Cioè, pensavo molto di più studiando i documenti che sarebbe l'America, e invece tutto tace. La mettiamo nella sceneggiatura sta cosa?
Sì, secondo me è carina come è cosa. È una controdomanda, è la mia. Quattro, beh, la cosa che scriviamo... ragioniamoci. Non frega niente a nessuno. No, allora, cioè, a rigore... Allora, qui faccio il pedante. A rigore di anni ci sta. Perché, bene o male, dunque, allora, Lucrezia, siamo negli anni 80 quando lei è una bambina. Negli anni 90 quando lei è una ragazzina e comincia ad avere tutti quelli che le ronzano attorno. E nel 92, come sappiamo benissimo, questo va in America e non, senza capire dove va. Quando torna dal quarto viaggio siamo agli inizi del 500. 1504, 1505, ormai si è chiusa tutta quanta la partita e lui non ha capito, però fino a quel momento lì sono tutte voci di corridoio, non c'è stata nessuna ufficializzazione, noi abbiamo quasi tutto quanto quello che ha girato in quel periodo, almeno quello che è rimasto di carte, di avvisi di ambasciatori, ho sentito dire in un porto che hanno visto degli iceberg, non li chiamano così, dei pezzi di ghiaccio in giro, ho sentito dire che forse quella terra si prolunga, cioè ci stanno ragionando su, probabilmente sulle navi c'è un sacco di gente che ha già detto guarda, quello lì è una roba diversa e alla fine la cosa è ancora abbastanza in fieri. Poi è vero che manca pochissimo, lei è già ancora grandicella, siamo più o meno alla soglia del quando esce la cosa di Amerigo Vespucci, che è la prima pubblicazione in cui si parla, una delle primissime in cui si parla platealmente di un nuovo mondo chiamato appunto come lui, una delle più grandi mosse editoriali della storia, non aveva un senso. Cacchio, lo facessero con i miei libri. Questo qui è stato l'editore tedesco che ha detto come possiamo fare a lanciare sta roba? Beh, chiamiamola Ameriga. Cacchio. Ameriga. E sai che botta. È chiaro che poi vendi se fai così. Se l'avesse saputo era con le strozzi, le stoffe gliele mandava a comprare in America direttamente. È ovvio, certo. E un attimo, in realtà poteva anche ragionarci su, però nessuno ha ancora le idee chiare. Quando lei muore, Cortés assedia Tenochtitlan, più o meno, anno più, anno meno, quando lei muore però. Quindi non arriva in tempo. Non arriva in tempo. Ai porti sono tutti esaltati, probabilmente a terra non ancora. Manca una generazione. È la generazione dopo che va giù di testa per l'America, perché a quel punto l'hanno capita. Sì, infatti cominciano... Poi sono gli est, no? Che poi portano avanti di più quella cosa, interessandosi un sacco ai semi, alla sì, ma dopo arriva tutto. Un sacco di tempo. In quel giro lì non è che è arrivato poi sta gran roba, eh. Cioè alle prime volte anche i sovrani spagnoli non sono mica così contenti, perché l'oro col cavolo che è arrivato così tanto, sono delle pepitine, il resto sono dei pappagalli, qualche schiavo non ne avessimo, per cui non è che il mondo cambi, di lì a poco sì che si capisce che razza di roba è successa, però non proprio... No, non in quella generazione lì, non c'è niente da fare. Non è esaltante ancora. E quindi va cioè, vabbè, poi ci pensiamo che gli diciamo di questo. Sì. Ma anche in Vaticano, nelle carte ufficiali, c'era poco ancora. Sì, sono dopo. Come se in qualche modo fossero stati un po', o sia passata sotto traccia questa cosa. Io ho sempre quel problema. No, ma non è capita, in realtà, non è capita, perché poi tra l'altro il Papa si è espresso che non era mica tanto. Nel 93 il Papa ha diviso il mondo a metà col trattato di Tordesillas e ha detto metà è degli spagnoli, l'altra metà dei portoghesi. Però non aveva in testa il mondo più il nuovo mondo, aveva in testa il mondo vecchio con due rotte diverse. Se vai da una parte dall'Africa è portoghese, se vai dall'altra è spagnolo, ma sempre in Cina vai, pensava il Papa. Invece... Cacchio! Io il mio problema appunto della spiegazione delle medie, io c'ho quella roba lì, che... Ogni volta quando poi diceva appunto scoperta l'America e dall'America arrivano le patate, mais, eccetera. E quindi che cosa immaginava Diego XIII quando, mentre lui si apprestava a fare il primo matrimonio, a cambiare il mondo, Diego era lì che capiva quando gli spiegavano dell'America che questo, praticamente Colombo è andato,
ed era già tornato con i popcorn praticamente, cioè con i popcorn che mangiava il ketchup, perché la bandierina, sì, la bandierina degli Stati Uniti, e tornava con il carico di patate. Io quando ho scoperto che le patate si sono diffuse nell'Ottocento, fine Settecento, Ottocento, in Europa, sì, ci rimane malissimo. In realtà la prima roba che funziona è il peperoncino. Ma è che durano tanto, è vero che durano tanto, ma pensati te Colombo che l'ha lasciato in deposito fino all'Ottocento. Perché dovevano imparare a friggerle, Diego, perché diciamo, esatto, francamente, erano degli, esatto, esperimenti. È il solito problema. Le patate fritte non erano venute bene. Mi aspettate. Scusa sì, Alessandro, scusa. No, in realtà è così. C'è un sacco di roba, non è che funzioni subito. Funziona subito il peperoncino, perché era crollato il mercato del, stava crollando il mercato del pepe, era gestito dai portoghesi, e i portoghesi impiantano il peperoncino ovunque, ma nella generazione dopo. Cioè, il motivo per cui noi mangiamo peperoncino indiano, peperoncino di Cayenne, peperoncino cinese, è perché li hanno fatto coltivare i portoghesi. Mica c'era prima il piccante. Ma è brutto mondo. È una roba pazzesca, ma ti rendi conto che mondo orrendo? Non senza c'era un filo di piccante ed era tutto in mano agli aztechi. Senza il peperoncino. Senza la patata. Senza il pomodoro. Vabbè, insomma, cioè, patata, senso. Senza il pomodoro. Però quanto ha rivoluzionato è veramente il nostro modo di mangiare alla lunga, perché alla faccia, cioè, è stabile, senza, senza quella roba lì non ci fai la pizza, non ci fai la paella, non ci fai la pasta col pomodoro. E pensa che nonostante questo i banchetti di Rinascimento duravano 24 ore e si mangiavano, sì, prendevano enormi orsi, li riempivano di fagiani. Dai. All'interno del quale cacciavano dentro quagli, sono tutti buoni a mangiare così. Allora, a parte che a Lucrezia piaceva il tacchino ripieno di anguilla, no, il pavone ripieno di anguilla. A chi non piace? Cacchio. Ma a chi non piace? Un piatto così leggero, poi così femminile, cioè io non so perché ci stupiamo, però è. No, ma anche è tutto così, coinvolte in fortellini e in salama da sugo, per cui voglio dire, doveva essere anche una donna che mangiava abbastanza pesantino, si nutriva bene. Anche per questo, perché era una gran mangiona. Sì, però sì, devo dire che poi le robe che sono rimaste, compresa la salama da sugo, di cui io sono un estimatore e fan. Io non ho mai mangiato la salama da sugo. Ti portiamo prima che faccia troppo caldo. Bisogna fare queste cose, cioè curare la cura di questo ragazzo, però ragazzi, in effetti, cioè, sì, è possibile non averla mangiata, dai. E, cioè, però comunque quello che le è stato dedicato è mangiabile tutt'oggi, cioè appunto non le è stato dedicato il capitone squartato, cos'è che c'erano delle ricette splatter che dici, ma com'è che si fa a mangiare sta roba qua? Delle robe. Ma anche le ricette, quelle per restare belle, sono terribilmente splatter. Quella, per esempio, per sbiancare la pelle è terrificante. Prendi due piccioni bianchi, ah, sì, giusto, e li schiacci insieme, diciamo, vivi. Esatto, non mi so, ma quindi scusate, cioè, poi se aggiungi della roba che non mi ricordo, ma è brutta. Cioè, roba comunque cancerosa. All'epoca i trucchi per le signore non erano cruelty free e neanche vegan, come si dice, no, oggi. Per carità, ma infatti stavo per dirle, evitiamo di dire queste cose, perché poi sai, oggi è un attimo. Ci mettevano una quantità di piombo che ci facevi andare un'utilitaria, praticamente. Ti mettevi in faccia della roba. Ma infatti era un miracolo arrivare a un'età avanzata, non più altro per quello che ti spalmavi addosso. Senza che ti cadesse la faccia. Noi che di quando ragioniamo di queste cose, ovviamente ci mettiamo con i soldi, ci immaginiamo che tipo la gente dentro il castello non prende il cellulare, poi passa Lucrezia che si è fatta il piombo, aspetta, prende. Dai che adesso ci cinque tacche. Potrei fare la professoressa cattiva, lo so, perché è il mio ruolo, cioè proprio l'ho oramai fatto mio. Io, lo sapete che è già passata un'ora? Sì. Infatti, tra l'altro, devo anche andare a Bonoli è, come dire, c'ha la giustifica e può uscire. No, perché il tocco della maestra, perché studia più di è bene, così, è così. Allora, no, però direi che magari ci riaggiorniamo, così certo.
abbiamo un sacco di novità presto da raccontare. Assolutamente. Allora, io volevo ringraziare innanzitutto gli amici di Classic Alt che ci hanno prestato la loro infrastruttura, perché altrimenti non avremmo saputo come fare la diretta di corsa oggi, perché la mia non funzionava, quindi li ringrazio molto. Per sempre, perché loro hanno della roba seria e noi proprio abbiamo abbassato noi tre. Allora, io dunque saluto tutti quelli che sono stati con noi, che sono stati anche tanti. Poi eventualmente rispondiamo con calma ad alcune domande perché non ce l'abbiamo fatta in diretta. E io voglio quegli occhiali, questa è detta tra di noi, poi andrò personalmente a ripigliarli a casa loro e li meno, giustamente. No, sono bellissimi davvero quegli occhiali. Ringrazio Alessandro Vanoli, che peraltro sarà sulla pagina giovedì prossimo, esatto, perché parleremo del suo ultimo libro, quindi è oramai di casa, e anche Kermit, baciucchiami Kermit per piacere, perché tutti ci salutiamo cantando banana. Tanti auguri, giusto, è vero? Tanti auguri a Lucrezia e ovviamente manamana ciao a tutti. Ciao.